C'è stato un piccolo problema, parte tra un minuto, eh. Ok. Mi viene da ridere. Senta che sta preparando. Ogni tanto gli piglia questa cosa. Comincio a togliermi però perché altrimenti sto fuori di diretta. Ok, Hermes, toglimi. SD. Buonasera, bentornati alle interviste babilonesi. Questa sera abbiamo con noi Federica Cevolani, psicologa Buonasera. clinica. Ciao Federica, grazie di essere con noi questa sera. Grazie a voi. Allora, una piccolissima introduzione giusto per spiegare un po' a te, un po' al pubblico, che comunque insomma, chi ci segue un po' sa. È una cosa che è partita durante il lockdown e che abbiamo continuato a portare avanti, questa serie di interviste, in cui cerchiamo di sondare un pochino sotto diversi punti di vista, quello che, sta succedendo nel mondo in un certo senso. Quindi, ovviamente sto parlando della situazione pandemica e in particolare, ti abbiamo invitata perché, ovviamente abbiamo avuto tutta questa discussione infinita, scuole aperte, scuole chiuse, e poi la mascherina, il distanziamento, e non puoi abbracciare i nonni, e non puoi abbracciare i tuoi amichetti, e i ragazzi che si assembrano, insomma, è una discussione continua sull'argomento e ci siamo chiesti poi effettivamente che cosa sta succedendo, sia nei bambini che nei ragazzi, per cui chi meglio di una psicologa per parlare di questo argomento. Innanzitutto, due paroline per dirci chi sei e poi ti faccio una domanda. Allora, io sono una psicologa clinica e mi occupo sia del singolo individuo che della coppia per quanto riguarda il sostegno psicologico, quindi l'inizio di un percorso volto chiaramente a stare meglio, a raggiungere determinati obiettivi. E contemporaneamente mi occupo anche di sostegno alla genitorialità, quindi anche qui sia singolarmente, quindi che venga a chiedermi aiuto una mamma o un papà o anche un'altra figura che abbia a che fare comunque con dei bambini, oppure anche nei confronti proprio della coppia di genitori, quindi diventa più una consulenza familiare.
diciamo che aiuto i genitori a fare i genitori nella maniera più sana possibile, che a volte significa anche accettare di poter sbagliare, perché chiaramente il genitore perfetto non esiste, ma viviamo in una società volta molto al perfezionismo, a non vivere le emozioni negative, quindi parte del lavoro a volte è proprio anche tranquillizzarli sul fatto che l'errore è umano e a volte farci vedere dai nostri figli sbagliare e poi rimediare all'errore è educativo in realtà, quindi va bene. E quindi sì, insomma, mi occupo sia di adulti che non siano genitori, però anche di genitori. Allora, faccio una piccolissima parentesi. Federica ha una pagina su Facebook dove parla effettivamente di queste cose e ogni tanto lancia anche dei video. Magari chiede di che cosa volete che parli, di questo, questo, È questo. Quindi vero. chiede anche un po' il parere di chi la segue e poi lancia questi video sull'argomento che è stato scelto, che sono sempre tutti video piuttosto interessanti, comunque sono degli ottimi spunti di riflessione ed è il motivo per cui abbiamo pensato a te. Allora, il punto è, ci siamo trovati un giorno parlando a pensare un pochino a tutta questa situazione e sono venuti in mente dei ricordi, tanto per dire, io ho presente mio padre che fino all'ultimo giorno della sua vita si è sentito la necessità di avere in casa tanto pane. Il pane si doveva buttare via, assolutamente, perché era un retaggio della fame che aveva provato da bambino, che lui è stato bambino durante il periodo della guerra. Ci sono altre persone che hanno una forma di diffidenza per cui zitti non si dice, non si deve sapere, perché si stanno portando dietro quel Certo. retaggio. Allora ci siamo chiesti, ma un bambino che si è trovato all'improvviso nell'impossibilità di uscire, che in alcuni casi, anche se si affacciava alla finestra e trovava magari qualche adulto dal palazzo di fronte a chi urlava, entra dentro che è pericoloso! Cioè, che cosa gli rimarrà dentro di Ecco, quello che allora abbiamo vissuto? diciamo che la risposta è un po' inserita, cioè rientra un po' nella domanda che hai formulato, perché chiaramente i bambini, cioè non chiaramente perché non tutti lo sanno, però i bambini crescono sulla nostra base, quindi è chiaro che acquisiscono negli anni, attraverso lo sviluppo, un modo di pensare e un modo di vivere le emozioni, ma non lo fanno tutti nello stesso modo e in una maniera standard, e soprattutto il loro sviluppo cognitivo ed emotivo non è che segue un suo corso che ci sarebbe stato a prescindere dalla famiglia in cui sarebbe nato, no? Nel senso che a seconda che tu nasci in un contesto o in un altro, con due genitori o altri due genitori, diventi una persona o un'altra. Quindi anche la maniera di vivere il Covid è strettamente legata a quel nucleo familiare. È chiaro che, come hai detto tu, se ci sono due genitori, non perché lo fanno apposta, ma a loro volta per la loro storia di vita, più ansiosi, più ipocondriaci o più in tensione sull'argomento, lo porteranno a vedere la situazione in un determinato modo. Viceversa, due genitori più o meno tranquilli o magari ansiosi, però consapevoli di esserlo, quindi che riescono a filtrare il loro vissuto verso i figli, ovviamente danno un'eredità diversa a questi bambini, no? E poi dipende dall'età del bambino. È chiaro che finché sono molto piccoli, quindi hanno quei 3 anni, 3-4 anni, forse delle due è più facile perché hanno vissuto poco fino a quel momento, glielo spieghi con parole semplici e loro vivendolo poi si adeguano perché i bambini sono molto adattabili. Quindi più è piccolo e più in realtà è semplice. Non spiegarlo a parole perché non capisce bene il discorso, però vivendolo nella sua quotidianità con la riapertura delle scuole e poi dopo entra nel tuo modo di pensare. Viceversa, un bambino già alla scuola primaria, quindi dai 6 anni in poi, fa più fatica
E lì ovviamente non ci sono solo i genitori che fanno da filtro, ci sono i compagni, ci sono gli insegnanti, quindi bisogna vedere com'è un po' la mentalità di chi lo circonda, perché anche lì due genitori possono fare un grosso lavoro a casa per non passare delle ansie e poi magari al compagno in classe che invece è molto agitato e accende dei dubbi o comunque... insomma, metto un po' la pulce nell'orecchio. Fondamentalmente è difficile che un bambino cresca facendosi delle idee che siano solo sue, o magari se le fa, però il ragionamento attraverso cui ci è arrivato è stato preso in prestito da come funzionano i genitori. Quindi c'è tanto dietro al comportamento, alle emozioni del bambino, della famiglia. Infatti, poi chi lavora a scuola, per esempio, io ho avuto un periodo in cui lavoravo a scuola, e tu alla fine, attraverso i bambini, conosci un po' la famiglia, cioè ti fai un po' un'idea, no? E quando arrivi a parlare con i genitori, dici: ecco, adesso metto tutti i pezzi insieme e capisco molto di più. Senti, ma anche per i bambini più piccoli, il trovarsi all'improvviso, perché ecco, questo è un problema che ho sentito sollevare tante volte, sia dico dalle mamme, anche se mi dispiace, come dire, fare questa distinzione, perché in realtà dovrei dire dei genitori, però sono piuttosto le mamme quelle che parlano in questo modo. E le maestre del nido, delle elementari, però in particolare quello nido e materne, ho visto una forte preoccupazione proprio per l'uso della mascherina, come se avessero, cioè non come se, proprio la paura era che il bambino, vedendo la mascherina, non potendo vedere il sorriso della maestra, della dada, entrasse in panico. Penso che probabilmente sarà stato un pochino smentito, diciamo, tutto questo. Ma quindi bimbi piccoli, Vero? no? Cioè Sì. comunque di 3 anni, due, proprio piccini. Sì, sia nido che materna. Questo è stato un problema che hanno sollevato molto spesso Forse più il le. nido, no? Perché alla fine la materna hai già dai 3 anni, quindi comunque anche se non hai fatto l'asilo, hai più familiarità con le interazioni, quindi anche con un tono di voce, anche se non vedi la bocca, non vedi il sorriso, riesce a compensare un po'. Effettivamente per i bimbi più piccoli non è proprio la naturalità delle cose, perché sicuramente, soprattutto più sono piccoli e meno parlano, e più il linguaggio non verbale è tutto, quindi il tono della voce, il sorriso. Ecco, questo è il contro. Il pro è che davvero i bambini, e più sono piccoli, più lo sono, contrariamente da noi adulti, sono adattabilissimi. Quindi ci può essere uno spaesamento iniziale da mascherina, però poi ben superato. I bambini sono molto resilienti, sono molto più sul pezzo che di noi. Quindi noi siamo veramente quelli che forse l'abbiamo vissuta male, poi chi più, chi meno. E molte delle problematiche che abbiamo visto nei bambini in realtà erano poi nostre e le abbiamo un po' ovviamente proiettate anche su di loro, normale, ecco, nulla di grave. E sempre che poi non si sfoci veramente in un'ansia, no? Che allora uno dice: vabbè, dovrei regolarizzarmi un attimo, perché se la vivo così, mio figlio non potrà mai viverla meglio di me. Ti sei trovata a dover lavorare su bambini o comunque su genitori di bambini con questo tipo di angoscia legata appunto alla situazione? Qualche dubbio c'è stato, sì, però devo dire, forse ho più aiutato in questo periodo, in quel periodo, proprio sulle relazioni all'interno della famiglia, perché stare tanto insieme magari ha anche portato i genitori a separarsi un po', no? Quindi a essere meno, d'accordo sulle regole da dare ai figli,
o comunque più stressati in generale, e quindi le dinamiche familiari saltavano un sacco e sono saltate effettivamente. Però ecco, sul dubbio della mascherina non tantissimo, ecco, sono stati altri problemi che ci sono comunque tuttora, quindi. Invece, perché la preoccupazione è stata molto appunto sui bambini, però poi c'è una fascia di età che è stata additata, poverini, poveretti, questi ragazzi erano gli untori, no? Perché basta che sei giovane e automaticamente sei Capisci niente. incosciente. Ecco, loro come l'hanno vissuta? Ecco, allora, io in parte li giustifico e in parte ovviamente capisco, no, gli adulti che li hanno giudicati o continuano a vederli in una cattiva luce. Quando arriva l'adolescenza o anche la preadolescenza, che comunque adesso arriva presto, già il periodo è difficile e lo era anche prima del Covid. E tra l'altro fanno più fatica gli adolescenti in media rispetto ai bambini, perché il bambino, bene o male, appunto proprio perché è bambino, è ancora tanto dipendente dall'adulto, no? Quindi vuole ovviamente le sue piccole autonomie quotidiane, ma sono autonomie molto semplici da gestire, no? Quindi parte il capriccio, ma in 10 minuti, mezz'ora arriva e se ne va. Ecco, quindi il massimo che ti può chiedere un bambino no, non crea così tanti problemi, mentre invece il preadolescente o l'adolescente è già più in diritto di prendersi certe libertà e ha più autonomie. E quello, a prescindere dal Covid, era proprio il periodo in cui l'adolescente, che non era più bambino, ma non era ancora adulto, doveva un po' trovare se stesso staccandosi dalla famiglia di origine, no? Quindi non ancora vado a vivere da solo, però iniziano le vere autonomie, posso uscire da solo molto di più, posso frequentare, tra virgolette, chi mi pare, quindi tutte queste libertà nuove. Che erano la salvezza di quel periodo, no? Perché quel periodo è proprio è tosto, no? Perché non sei più un bambino, però sei ancora in casa con i genitori, capisci di avere più competenze, però non le puoi esercitare tutte. E quindi quello che li salvava era proprio il fatto di potersi prendere delle autonomie che non erano enormi, però erano sempre più di quelle di un bambino. E con il Covid hanno dovuto dire addio anche a quelle. Quindi, se bene o male, non potevo ancora vivere da solo, non potevo guidare la macchina, non potevo decidere alcune regole della casa, va bene, però potevo uscire, aggregarmi con coetanei, potevo andare a scuola, potevo pomiciare con chi volevo, potevo, insomma, tutte le libertà giuste di quel periodo di vita che devono essere vissute per staccarsi dalla famiglia e trovare se stessi, si sono azzerate. Quindi io comprendo il grosso disagio e il fatto che alcuni possano, per il loro carattere, magari per la loro storia, aver reagito volendo andare ancora di più in opposizione, chiaramente con un senso di responsabilità che a prescindere a quell'età non hai, quindi Covid o non Covid, in quell'età si fanno sciocchezze, in quell'età non si hanno certi criteri con cui ragionare ed è normale che sia così. Scusami, Poi ci ti sono. Sì. riferisci? Scusa, mi hai fatto venire in mente una cosa. Ti riferisci anche a quello, per esempio, che ci è capitato di vedere in TV non molto tempo fa, dei ragazzi che si sono incontrati fondamentalmente per picchiarsi, per fare una mega rissa. Beh, ecco. Rientra questo anche in quella tipologia di reazione che dicevi? Sono cose che purtroppo succedevano anche prima, però può anche essere che mentre c'è l'adolescente che magari ha un carattere già di per sé più introverso, più riflessivo, con una certa famiglia alle spalle,
C'è anche l'adolescente che invece è più estroverso, più dinamico, più reattivo, già di suo. Magari che si sta vivendo l'adolescenza in maniera più conflittuale rispetto a quello tranquillo e che si può comunque, accusando anche delle restrizioni del Covid, sfociare in atti anche aggressivi o che comunque non sono facili da controllare. È chiaro che non è nemmeno semplice la posizione della famiglia, degli adulti, perché la soluzione di solito sta nel mezzo. Quindi, in circostanze non Covid, io, genitore di un adolescente, posso cercare di negoziare. Quindi, vuoi fare una cosa, io non sono d'accordo, troviamo una via di mezzo, oppure no, questo proprio non lo puoi fare, però faccio scegliere a te. In un altro ambito, quindi cercare da una parte di essere sempre il genitore guida che mette pochi ma chiari limiti, dall'altra però ti riconosco che stai crescendo e quindi non ti posso neanche tarpare le ali, perché sennò poi andiamo in conflitto e inizi a non dirmi le cose, a mentire, a provocare per acquisire più spazio. Ecco, questo col Covid non si poteva fare comunque, cioè non si poteva trovare una via di mezzo, c'è stato nel lockdown, non potevamo uscire e basta. E adesso forse, se si basa la relazione in casa, e non solo adesso, è un lavoro che parte dalla nascita, no? Se si è sempre basata la relazione sul dialogo e il fatto che non è che io sono genitore, quindi ho ragione a prescindere. Ma possiamo parlare in maniera civile e io considero le tue emozioni, magari riesco a fidarmi un po' di più di te, a darti quella libertà in più, anche se c'è il Covid, però non siamo rossi, non siamo in lockdown, e allora lì diventa proprio uno scambio, una complicità. Cioè io figlio, mi fido di te, tu ti fidi di me. Però deve esserci già un rapporto alle spalle consolidato di questo tipo, se no è dura, ecco. Allora, diciamo che comunque in questo periodo, ce lo dicevamo prima di partire, no? La rete ci è stata utile, comunque per poter continuare a lavorare, a fare cose, a mantenerci in contatto. Anzi, magari ci si è trovati ad essere in contatto con persone che magari prima non È sentivamo vero. perché abbiamo all'improvviso scoperto il mezzo e quindi lo utilizziamo, no? E anche per quanto riguarda quindi l'approccio con la scuola, con lo studio, c'è stata la didattica online, che per molti genitori era una follia pura, perché i ragazzi hanno bisogno di incontrarsi, di annusarsi, di socialità e così via. Per altri è assolutamente folle il contrario. Ovviamente immagino che la verità sia sempre nel mezzo. Togliendo tutto quello che può essere legato all'effettivo pericolo, di contagio. Quindi facciamolo nella situazione ideale e immaginiamo che pericolo di contagio non ce ne sia. La DAD è effettivamente, come dire, un problema, da evitare se possibile, o è stato fatto un pochino troppa storia su questo argomento, perché Secondo me secondo sì. qualcuno non si può, la didattica No. non si può fare. Ma in realtà secondo me può essere l'unico risvolto proficuo del Covid, nel senso che ci ha aperto questa nuova dimensione che ovviamente non deve andare ad annullare quella faccia a faccia, quella reale, però può costituire magari un appoggio in più, quindi perché no? Nel senso, come tutte le cose, moderando il suo utilizzo, però alla fine può anche essere utile poi in futuro per altro, non so, per dire studenti che hanno dei debiti e devono approfondire, quindi magari creare una dimensione per una sorta di ripetizione o di sostegno, oppure non so, studenti che si ammalano non per Covid o sono costretti a letto purtroppo, o comunque persone che magari rischiano di perdere un mese di scuola per vari motivi,
e quindi collegarli in quel modo. Quindi secondo me non è da de demonizzare, ecco, come utilizzo. Però c'era di converso l'altra paura fondamentale, scusami, ti sto rovesciando No. addosso tutte le paure che Beh, ci hanno così magari colti. Perché riusciamo a tranquillizzare qualcuno. l'altra paura che è stata manifestata da molti era proprio legata all'uso della didattica a distanza, non solo per un discorso più tipo sociologico, quindi il pericolo della dispersione scolastica e cose di questo tipo. Quello è un problema effettivo, però è altro. Ma un problema di isolamento. Chiama i hikikomori? Ecco, la paura che i ragazzi possano invece, come dire, provare una dimensione comoda e sicura nella didattica a distanza e anche in questo starsene chiusi in casa, per cui finiscono col non socializzare ma in maniera volontaria. Ma qualcuno può succedere, però ecco, non so se tranquillizza questa cosa. In realtà poi a chi succede, solitamente sono persone, sono ragazzi che già pre-Covid qualche difficoltà avevano, quindi cioè, può andare dall'adolescente eccessivamente timido, insicuro, che già prima viveva altre circostanze con ansia, o comunque appunto, non so, l'adolescente più particolare, introverso, più, non so, che tende di più a chiudersi in se stesso, a leggere, a fantasticare, no? A farsi un po' il suo mondo, ma già prima del Covid. Quindi è chiaro che sono cose che possono accadere, ma nelle quali ci si può poi incappare a prescindere dal Covid. Ecco, chiaramente il Covid e la DAD creano, non dico un pericolo, però un'occasione che però se viene intrapresa solitamente è da parte di persone che diciamo hanno trovato un terreno fertile, ma comunque già coltivavano qualcosa, no? Chiaro. Ci sono dei campanelli d'allarme che uno potrebbe tenere sotto controllo, tanto per dire anche con il bullismo, che per qualche ragazzo la DAD è stata una soluzione, paradossalmente, Sì. da questo punto di vista. Però con il bullismo, se un ragazzo non arriva a parlare, ci può essere un campanello d'allarme. Un campanello d'allarme che un genitore può tenere sotto controllo per capire se il figlio o la figlia sta entrando su quel percorso lì. Beh, allora, credo forse il più banale e immediato è proprio la comunicazione non verbale, nel senso l'umore, lo sguardo e cambiamenti in quello che era prima. È chiaro che se io ho un figlio preadolescente o adolescente, solare, spigliato, che, cioè, ecco, più che spigliato magari di buon umore, no? Che trasmette comunque di stare bene, positività, o che parla, comunque condivide, o anche magari sì, timido, però comunque sereno, e poi mi accorgo in un lasso di tempo abbastanza breve di un cambiamento, già quello è il segnale, anche perché poi ciascuna persona lo esterna a modo suo, no? Il disagio, quindi c'è chi magari smette di parlare, c'è chi continua a parlare, ma non so, il genitore si accorge che di notte si alza, non sempre dorme, o che magari mangia meno, o non so, un adolescente che aveva un interesse e gli piaceva molto, si identificava con questo e poi smette di farlo. Quindi sono un po' questi campanelli di allarme, un cambiamento in generale. Credo che qualsiasi genitore se ne possa accorgere. Poi da lì ad avere anche le capacità e il coraggio di fare luce è diverso, perché non si parla poi di volontà,
magari c'è il genitore che non chiede, ma non perché ovviamente non vuole aiutare il figlio, ma perché ha paura di che cosa il figlio può andare a buttare fuori, oppure non saprebbe poi come aiutarlo. Quindi in realtà sono tanti genitori insicuri e quindi non che non si accorgano, ma vanno proprio in difficoltà nell'essere un sostegno. Proprio da questo punto di vista, visto che, come dicevi all'inizio, fai proprio sostegno alla genitorialità, ti sei trovata in questo periodo a dover affrontare situazioni di questo tipo, appunto, con adolescenti, preadolescenti? Io più che altro con situazioni di, chiamiamola, aggressività, ovvero con preadolescenti, più che altro scuole medie, che proprio diventavano più tesi e più aggressivi anche in casa, no? Però anche lì è vero, abbiamo parlato tanto del Covid dell'ultimo anno. Ma siamo stati molto anche sul prima, perché infatti poi dopo, cioè, i genitori arrivano e si sfogano, lamentano dell'ultimo anno magari o degli ultimi mesi e non sono abituati ad andare indietro, no? Perché per loro il problema è nato adesso. In realtà è molto difficile che se tutto prima andava in maniera sana, andava bene, ci sia un exploit, poi per carità può succedere, però di solito appunto le premesse c'erano, anche se di altro tipo, anche però un nodo si va poi a trovare, quindi magari c'era il ragazzo in questione che già da anni prima, già da quando era più piccolo, non si apriva con i genitori per determinati motivi o comunque un'educazione a volte troppo remissiva da parte dei genitori, quindi genitori molto indulgenti, molto accomodanti, molto, tra virgolette, servizievoli, no? E quindi è chiaro che poi il rapporto si delinea in un certo modo e nel momento in cui io, se sono stato cresciuto così, in cui più o meno tutto mi è concesso, no? A livello emotivo, quando poi mi ritrovo a vivere una tensione o vengo appunto limitato per le restrizioni, non faccio così tanta fatica a rifarmi su di te e a essere aggressivo. Mi sembra di capire comunque che arrivare a trovare la volontà, diciamo, di coinvolgere una figura professionale per aiutare il ragazzo o la ragazza, come dire, il genitore in qualche maniera debba affrontare l'idea che in qualche modo, non dico che ha responsabilità nella situazione che il ragazzo sta vivendo, però non è che non c'entri proprio. Ah no, ma infatti è poi lì la difficoltà. Magari appunto arrivano genitori molto determinati, molto sicuri, molto carichi, no? Sul fare luce, sul voler risolvere e ti delineano bene, ti descrivono il bambino, il ragazzo, il problema, ok. E chiaramente io faccio anche delle domande per conoscere attraverso di loro questo bambino, questo ragazzo, no? Poi però esco dall'ambito figlio e vado su di loro o comunque sul loro trascorso come famiglia. E lì, ok, alcuni magari lo sapevano già e quindi collaborano e sono molto bravi e quindi insieme capiamo dove senza volerlo possono aver affrontato in maniera non funzionale il rapporto col figlio e tutta la famiglia, no? E poi le cose migliorano. Altri si meravigliano o comunque si irrigidiscono perché sono convinti di venire per portare la situazione solo dal punto di vista del figlio, ok, io ti porto questo, tu mi dai la soluzione, io modifico mio figlio e dopo stiamo tutti meglio. Quando spesso per modificare il figlio, che magari va davvero cambiato qualcosa, no? Però bisogna passare dai genitori, non cambierà mai di sua iniziativa o per un'illuminazione il figlio.
Chiaro. Hai la telecamera, il microfono e hai la rete. Un piccolo appello a questi genitori perché si rilassino l'idea di poter parlare con una psicologa. Allora, diciamo che se il genitore ha delle resistenze, chiamiamole così, non è una colpa, ma probabilmente se uno si chiede come sono cresciuto, come mi hanno passato l'idea dell'errore o del chiedere aiuto, me l'hanno passata come una cosa normale, anche positiva per migliorarmi, o come appunto una colpa, una recriminazione, eccetera, eccetera, no? E preso consapevolezza di questo, si può anche arrivare a capire che nei confronti dei figli non ci sono veri e propri errori, perché è chiaro che un qualsiasi genitore, se si comporta in un determinato modo, lo fa perché pensa sia giusto per il figlio, no? Se no, farebbe diversamente se potesse fare in un altro modo. E quando ci si rende conto, si ha il sospetto di dover lavorare su se stessi come genitori, o si vuole parlare del figlio, ma si teme che poi la luce venga puntata su se stessi come genitori, pensare che in realtà è tutto molto costruttivo, non ci sono colpe, non c'è un puntare il dito, ma un come posso, magari senza cambiare troppo, però prendere mio figlio in maniera diversa, così da scatenare in lui davvero un cambiamento, cioè io sono il tramite, però è vero che deve cambiare lui, perché ci sono bambini e ragazzi che hanno dei comportamenti che non vanno bene, no? E che li portano a stare male, però da soli non riescono. Quindi il genitore può essere il mezzo che fa scaturire il cambiamento, ecco, non c'è nulla di male, tutti i genitori sbagliano perché la perfezione non esiste, e è meglio un genitore che ripara bene e magari chiede scusa, piuttosto che appunto un genitore che magari vuole essere perfetto e non vede gli errori che sicuramente fa, perché li facciamo tutti, ecco. Ecco, allora a questo punto, prima di salutare Federica, ve lo ricordo, cercatela su Facebook, Federica Scivolani. Potete vedere anche i suoi video, sono decisamente molto interessanti, quindi Sono diciamo. anche corti adesso, li ho Ecco. stretti, una volta erano lunghi. Ma comunque tutti quelli che ho visto sono sempre stati di una durata tale che si seguono Dai, facilmente e volentieri. sono contenta. Quindi arrivi al punto e poi ti fermi anche a distanza di anni perché magari i bambini non sono più bambini, ormai sono adolescenti, anzi sono anche più che adolescenti, arrivano anche a votare, e ti rendi conto e dici, se avessi fatto quella cosa lì all'epoca, cioè, quindi sono interessanti anche post, diciamo, da vedere. Prima di salutarci, voglio ricordare l'appuntamento della prossima settimana con noi ti ringraziamo della tua disponibilità e soprattutto della tua grazie chiarezza e della tua solarità perché parlare di queste cose con un sorriso come il tuo aiuta. a voi. Ok, Grazie. grazie a voi.
e buona serata Buonasera. a tutti.